Antonella Pepe, segretario regionale dei Giovani Democratici. Con lei faremo una disamina dell'attuale situazione in regione, soprattutto alla luce dell'ipotesi di un accordo tra maggioranza e opposizione. Allora, in questi giorni si parla di un'ipotesi di intesa bipartisan tra PDL e PD in particolare. Cosa ne pensano i Giovani Democratici? I Giovani Democratici, già nella loro direzione, hanno confermato l'assoluta contrarietà ad ogni forma di accordo. Noi riteniamo che in una democrazia matura e compiuta è normale che forze di maggioranza e forze di opposizione, su delle proposte concrete, reali, che possono avere un'incidenza positiva sulle condizioni di vita dei cittadini della regione, devono e possono riuscire a collaborare. Questo ovviamente non vuol dire assolutamente null'altro. I cittadini decidono dove devono stare le forze politiche, se in maggioranza, se opposizione. A noi hanno deciso di farci stare all'opposizione e noi rimaniamo a fare l'opposizione, soprattutto all'indomani di 2 anni di totale assenza del governo regionale. Quindi noi accettiamo positivamente l'idea che Caldoro adesso abbia capito che non è in grado da solo di governare e che le nostre proposte di legge, le nostre iniziative possono avere dei risvolti positivi sulle condizioni della regione, quindi proporremo, come abbiamo fatto per questi 2 anni, delle proposte di legge che possono aiutare i cittadini campani ad uscire da questa profonda crisi. Ma è chiaro che lo faremo da forze di opposizione, io mi auguro che tutto il partito sia convinto di questa cosa. Voglio dire con molta sincerità, la scorsa direzione regionale noi abbiamo proprio approvato, del PD intendo, abbiamo approvato un ordine del giorno in cui abbiamo riaffermato questo principio, che siamo opposizione, che Caldoro per questi 2 anni è praticamente risultato non pervenuto nel totale immobilismo, quindi noi continuiamo con le nostre proposte, se riteranno di darci possibilità di farle insomma approvare, ben venga, ma è chiaro che lo faremo dall'opposizione. Se la posizione dei Giovani Democratici è chiara, chiarissima, c'è ambiguità all'interno del gruppo consiliare del PD, il capogruppo Peppe Russo sembra viaggiare un po' in modo solitario. Io credo che, e mi attengo a quello che decide il mio partito e alle cose ufficiali che emergono dal mio partito. Se qualcuno ritiene di fare il solista, rimane appunto un'attività che si misura sul suo, sulla propria volontà di fare delle scelte. Ma è chiaro che la posizione ufficiale del partito è diversa, la stessa posizione ufficiale del gruppo è quella appunto di rimanere all'opposizione. Io credo che purtroppo è mancata tante volte ai nostri dirigenti regionali anche una chiarezza, una trasparenza, un senso anche di responsabilità, e più volte abbiamo sentito appunto dire delle cose, accordi, non accordi. Io credo una cosa molto semplice: Caldoro è stato eletto con i voti di Cosentino, noi siamo qualcosa di diverso, siamo la forza alternativa a questa destra che ha sbagliato tutto, quindi il mio partito tutto è convinto di questa cosa e noi crediamo che siano gli elettori a dover scegliere, a dover decidere un cambiamento ci debba essere. Alla luce delle divergenze anche all'interno del gruppo regionale, i Giovani Democratici reputano necessario la messa in discussione del capogruppo Russo. Io credo che fino a che le posizioni ufficiali del gruppo sono quelle che nel partito vengono condivise e che sono quelle appunto che a maggioranza risultano essere le posizioni del partito, io credo che sia inutile procedere ad una considerazione di questo tipo. È chiaro che se le cose non dovessero andare come vanno e continuiamo ad avere un iperprotagonismo di qualcuno, noi che siamo un partito in cui riteniamo che il progetto collettivo venga prima delle persone e dei personalismi, io credo che dovrà prevalere l'idea che noi siamo prima di tutto un partito che ha dei valori, che ha delle idee e che ovviamente prova a costruire l'alternativa e non a fare qualche pastella con qualcosa che è già vecchio, già consumato e sicuramente non in grado di governare questa regione.